A Teramo la vertenza del servizio parcheggi in città, secondo i sindacati, giunge ora al termine e con buone notizie per i dipendenti che passeranno alla nuova gestione. Questo nonostante le proteste portate avanti dal presidente della Tercop, Iachini. Nei giorni scorsi l'assemblea dei lavoratori della stessa cooperativa sociale ha approvato il documento firmato durante la trattativa sindacale con la società che si è aggiudicata l'appalto e che prevede l'inserimento di 23 lavoratori a 30 ore settimanali. Inoltre, l'impegno intrapreso dalla Giunta Comunale di Teramo garantirà 60.000 euro di servizi aggiuntivi, che verranno quantificati in ore lavorative ad incremento delle 30 ore settimanali e 100 euro netti come indennità per tutte le lavoratrici e i lavoratori, che passeranno come compensazione degli scatti d'anzianità e degli elementi maturati. Sostanzialmente oggi si fa un po' di operazione verità, nel senso che quando si parla di lavoro e di contratti di lavoro è bene poi andare nello specifico, andare nel tecnico e soprattutto iniziare a mettere nero su bianco quelli che poi sono i diritti contrattuali. A livello organico sono tutti garantiti perché poi noi abbiamo, dopo l'accordo, come nostra prassi, siamo andati in assemblea e quindi anche abbiamo parlato con le lavoratrici e con i lavoratori e in base anche alle disponibilità ad oggi delle persone che vogliono o non vogliono passare, ad oggi tutti i posti di lavoro sono garantiti, quindi sono salvi sostanzialmente tutti i posti di lavoro. Segretario, quindi possiamo dire che i sindacati sono soddisfatti dell'accordo che sono riusciti a trovare? Noi saremo soddisfatti al 100% quando tutti i lavoratori firmeranno i loro contratti individuali. Questa è una prima fase che abbiamo raggiunto con il Comune, con il Sindaco e con l'assessore Verna, con il Presidente della ICL per suo consulente, più due lavoratori che erano presenti con noi. Quindi abbiamo stabilito in questo verbale che abbiamo sottoscritto delle regole che dobbiamo mantenere. E adesso saremo richiamati per ulteriore step di conferma di queste situazioni e saremo soddisfatti, come ho detto prima, al momento in cui tutti i lavoratori firmeranno i loro contratti individuali.